Cari amici di Fano TV, bentornati. Siamo partiti in piazza 20 settembre a Fano per presentare un'iniziativa molto molto importante. Dal 16 fino al 22 settembre avrà luogo la settimana europea della mobilità sostenibile. Una grande iniziativa che il Comune di Fano ha aderito con grande orgoglio, perché la città di Fano è la città che per eccellenza guarda al futuro con sostenibilità, innovazione e cura per l'ambiente. In questa settimana ci saranno tantissime iniziative per incentivare la sostenibilità e la mobilità ciclabile, pedonale, ma anche ecosostenibile. Quindi seguiteci, perché con le nostre telecamere andremo a scoprire tutte le novità. Un evento organizzato dalla Comunità Europea, per cui insieme a noi avremo in questo momento tante altre città italiane ed europee che inaugurano proprio questa settimana, che serve per sensibilizzare innanzitutto i cittadini ad una mobilità sostenibile. Sta iniziando la settimana europea della mobilità sostenibile ed è un momento propizio, perché appunto l'amministrazione comunale aveva come progetto questo ideale. E come si svolgerà questa settimana? L'amministrazione comunale ha a cuore questa iniziativa, anche perché ha intenzione di sensibilizzare i cittadini ad una mobilità dolce. Oggi si apre una settimana molto importante, anche perché il sindaco mi ha dato mandato di avere molto a cuore questa sensibilità, e da oggi cominciamo questa settimana che ha tutti gli eventi programmati, alcuni all'aperto e alcuni al coperto. Speriamo che non piova, ma le condizioni meteo purtroppo non sono delle migliori. Abbiamo convertito delle attività che si facevano all'aperto, le abbiamo portate al coperto con alcune limitazioni. Comunque sia, alcune che dovevano essere al coperto, allo scoperto, non siamo in grado di farle se in caso di pioggia. Comunque è bello già il progetto, quindi il messaggio che vogliamo mandare è quindi di sensibilizzare, come abbiamo detto, tutte le persone all'utilizzo appunto della ciclabile, ma anche di una bella passeggiata in totale sicurezza, perché è questo appunto che vogliamo trasmettere. Sì, gli obiettivi dell'amministrazione comunale è mettere in sicurezza pedoni, ciclisti e bambini, anche perché non dimentichiamoci che la città dei bambini, per Fano la città dei bambini, andiamo a scuola da soli. L'amministrazione è molto attenta su questi percorsi per i bambini, ad attenzionare la sicurezza dei bambini ad andare a scuola, all'assenza anche dei genitori. Inoltre ci sarà anche il piano urbano, che dovrà essere rivisto, però questo mi sembra che ancora è in fase di elaborazione. Sì, il nuovo piano urbano del traffico è in fase di elaborazione dagli uffici comunali. Stiamo selezionando aziende per capire quali sono le migliori, per poi portarle in campo e da cominciare il nuovo piano urbano del traffico. Questa iniziativa prevede anche la collaborazione con mezzi per la sostenibilità ecologica, ma comunque sono mezzi di trasporto pubblici. Sì, certamente. La mobilità sostenibile non è solo ciclabili, pedonali, ma è anche trasporto urbano, di cui vogliamo incentivare molto la popolazione, anche perché il trasporto pubblico è anche un trasporto sostenibile. Qua vicino a noi abbiamo un mezzo a metano in cui l'ecosostenibilità è il centro di questo trasporto. Anche le scuole sono molto coinvolte in questo progetto. In che modo e quali saranno le giornate?
Allora, sono tantissimi gli appuntamenti che coinvolgono le scuole di Fano. Fin dall'inizio l'assessore alla mobilità, cioè l'assessore Alessio Cursi, mi ha coinvolto perché abbiamo ben 5 giornate. Ed è bello sensibilizzare appunto anche le classi più giovani a questa settimana appunto europea della mobilità sostenibile, perché sono loro il nostro futuro e quindi dobbiamo educarli al meglio. Sì, è una cosa bella che se i progetti, se è stato visto anche per quanto riguarda i rifiuti, partono dal basso, dai nostri bambini, dai nostri ragazzi, coinvolgono anche gli adulti. In questo caso questa è l'occasione, si è capito che dietro i bambini e i ragazzi ci sono i genitori e quindi la platea aumenta. È anche presente appunto la città dei bambini, ma in cosa consiste? Allora, la città dei bambini e delle bambine consiste nella dimensione di questa città assolutamente a misura di bambino e di bambina, e cioè come si integrano nella città perfettamente. Per fare questo è necessario mettere in campo una serie di attività, una serie di azioni volte proprio a ottenere questa massima integrazione e cercare appunto che la città sia a misura di bambine e di bambini. E ci saranno anche varie iniziative come il Giretto d'Italia, che sono tante iniziative molto carine per i nostri più giovani, e anche a scuola ci andiamo da soli. Esattamente, proprio nell'occasione di questo tavolo di confronto ripercorremo un po' le tappe di questa azione, che a scuola ci andiamo da soli, per rilanciarlo e quindi assieme a loro, e per comprendere quelle che possono essere le difficoltà che gli stessi bambini e le stesse bambine affrontano quotidianamente, ma spingere e promuovere attraverso un'integrazione precisa per loro e per le loro famiglie, di poter muoversi in città in maniera autonoma. Quindi è bello che anche attraverso dei giochi, perché loro li prenderanno come dei giochi, promuovere un così grande e importante messaggio. È fondamentale rendere partecipi alla vita di una città i nostri piccoli, facendoli diventare parte integrante del nostro vivere. È assolutamente una cosa molto, molto bella che ci teniamo particolarmente e vogliamo rilanciarla in questo senso. Via. Parliamo della settimana europea della mobilità sostenibile, ovvero un tema molto molto importante per tutti i cittadini perché coinvolge tutte le persone in prima persona. Ma questa iniziativa in cosa consiste e qual è l'obiettivo? Beh, per noi è una settimana molto importante, una settimana che deve caratterizzare il futuro della città di Fano in materia di mobilità sostenibile. Ci credo fortemente, crediamo fortemente come amministrazione, perché riteniamo innanzitutto necessario redigere un nuovo piano urbano del traffico che tenga conto di dar priorità alle piste ciclopedonali. Quindi è importante rivedere tutta la viabilità cittadina, ma dare la priorità alle piste ciclopedonali protette. Quindi innanzitutto mettere in sicurezza quelle che già abbiamo, ma crearne anche di nuove. Questo è l'input che ho voluto dare all'assessore Cursi, all'assessore Ilaria, a tutta l'amministrazione comunale, e sul quale serviranno assolutamente interventi a breve termine e a medio e lungo termine. La settimana europea della mobilità, che è organizzata da 3 anni, è una settimana importante dove vede il coinvolgimento di tantissimi attori istituzionali, tra i quali ad esempio Tecfem, che è un'azienda leader della nostra città e che veramente ha svolto il ruolo di pungolo in questi anni, e mi auguro di continuare il lavoro che ha intrapreso con anche le altre ditte della città, per far sì che ci siano sempre più persone che si spostino da casa al lavoro e viceversa in bicicletta. Infatti bisogna tutelare, come ha detto prima lei in conferenza, tutelare tutte le persone in totale sicurezza, quindi creare anche piste ciclabili che colleghino i quartieri oppure anche all'interno del quartiere stesso, e questo è molto importante. Sì, a mio avviso serve proprio una rivoluzione della mobilità della nostra città, partendo ad esempio nel centro storico da una ZTL vera con la videosorveglianza, ma anche appunto da piste ciclopedonali protette che collegano lungomare, centro città, tutti i quartieri della città e anche all'interno dei quartieri. Pensate a Bellocchi, che è il quartiere più popoloso che abbiamo, dove è veramente difficilissimo spostarsi in bicicletta. A mio avviso serve anche rivedere ad esempio i lavori pubblici della città, per esempio eliminare il più possibile i marciapiedi, che spesso sono mantenuti malissimo dall'amministrazione pubblica, e trasformarli in piste ciclopedonali protette.
Siamo onorati di avere qui il responsabile TechFirm perché due giornate saranno dedicate interamente alle vostre iniziative e quest'anno c'è un tema molto importante, ovvero riqualificare uno spazio pubblico o parcheggio in una zona ecologica. Ma come cosa si tratta questo progetto? Ma è un'iniziativa che parte dallo stimolo che la comunità europea dà ogni anno, la settimana della mobilità viene dedicata ad un tema. Quest'anno sono gli spazi condivisi, quindi l'idea che abbiamo avuto per ospitare tutte le iniziative che TechFirm propone in collaborazione col Comune per questa settimana di farle avvenire appunto in uno spazio che la città propone e oggi come parcheggio e chissà un domani potrebbe diventare invece uno spazio condiviso, quindi recuperato, riqualificato per varie attività e iniziative per la cittadinanza. È un'iniziativa molto lodevole perché comunque coinvolge tutti i cittadini, tutti i bambini, tutti quanti, ma voi siete qui a Fano da oltre 40 anni, diceva prima. Ma esattamente da 40 anni, perché l'azienda è stata fondata da mio padre e un socio nel 1984, quindi ci pregiamo ecco, di avere una lunga storia nella cittadinanza. Oggi abbiamo più di 350 collaboratori e quindi siamo molto contenti di poter collaborare anche con l'amministrazione comunale su iniziative di questo tipo, in particolare sulla tematica dello spostamento casa-lavoro che interessa moltissimo chiaramente i nostri lavoratori e tutti quanti quelli delle aziende partner del nostro protocollo d'intesa con il Comune anche. Comunque voi fate anche altre iniziative? Sì, chiaramente abbiamo organizzato anche un'iniziativa di divulgazione del tema della sicurezza stradale con le scuole che avverrà giovedì 19 settembre nella mattinata al Cinema Masetti. Grazie davvero per tutto quello che fate, per tutto il vostro operato e vogliamo lanciare un messaggio di risvegliare i muscoli, quindi tramite mobilità ciclabile e anche pedonale. Esatto. Più mobilità sostenibile significa per noi mobilità collettiva, mezzi pubblici, bicicletta, trasporto diciamo condiviso, quindi carpooling anche, e questo significa meno automobili, più vivibilità e più sicurezza per le strade anche. Questa è la nostra equazione della mobilità sostenibile. Tutto quello che fate perché appunto insegnare a persone giovani delle norme stradali e anche tutte le nozioni ecosostenibili è un grande motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Sicuramente sì, e noi ai ragazzi chiediamo sempre proprio di essere un veicolo anche per insegnare poi agli adulti, perché quello che i ragazzi prendono a scuola sotto ogni profilo, dal rispetto dell'ambiente, dal rispetto proprio delle regole del codice, dal rispetto di tutte le regole che si insegnano, sono utili anche poi per trasportarle e veicolarle anche dei soggetti più adulti che qualche volta per fretta o per discrezione magari poi si dimenticano, e invece sono sempre dei nostri alleati e quindi ci danno soddisfazione. Grazie, quindi anche se non saranno gli adulti a ricordarselo, confidiamo nei ragazzi. Assolutamente sì. Con questo progetto ecosostenibile non può mancare il sostegno di Adriabus, che ha messo a disposizione dei mezzi appunto sostenibili. Ma questa collaborazione, questa voglia di aiutare tutta la comunità, come è nata? E ci racconti un attimino questa storia? Beh, allora noi come azienda del territorio, del trasporto, ovviamente crediamo molto in questo progetto. Stiamo sviluppando tutta una serie di iniziative per essere vicino alle famiglie, ai nostri giovani, ma poi un po' a tutti quelli che insomma si approcciano a questo mondo della mobilità sostenibile. E dovremo forse fare un cambiamento culturale, perché credo che in questo ambito occorre veramente un cambio di passo e dovremo appunto avvicinarci a tutti quelli che sono i principi cardine
Pine che appunto sostiene questa tipologia di mobilità, ovviamente a 360 gradi, perché credo che non dobbiamo guardare la mobilità solo in tema di trasporto, ma allargare un po' gli orizzonti, ecco. E in questa settimana comunque sono previste anche delle visite guidate. Sì, noi mettiamo a disposizione i nostri mezzi appunto per abbinare così un po' la mobilità, far avvicinare le famiglie, i giovani ai nostri mezzi, perché credo che sia, ecco, quello fa parte anche del cambiamento culturale che noi vogliamo portare, e quindi abbiniamo le bellezze della città con l'approccio e la vicinanza ai nostri mezzi, e vogliamo insomma che in questo caso le famiglie e tutte le persone di Fano si avvicinino a questa mobilità sostenibile. Perché una città che comunque è ecosostenibile e appunto sostiene e favorisce questo progetto è un valore aggiunto a questa città, secondo il mio punto di vista. Beh, certamente, diciamo che la città di Fano, che sicuramente ha già iniziato questo percorso anni fa, ci sono delle aziende anche che credono in questo progetto, mi fa molto piacere insomma che molte realtà imprenditoriali di questa città, e non solo, comunque ci tengono a portare avanti questo progetto, quindi Fano da questo punto di vista ha tutto da guadagnare, e trovare insomma la possibilità di trovare strumenti insomma per garantire questa mobilità sostenibile. Anche la giornata di oggi si è conclusa e a malincuore dobbiamo salutarvi, ma lanciamo un ultimo messaggio: cerchiamo di riscoprire i sapori di una volta, ovvero una bella passeggiata, una bella pedalata o l'utilizzo di vetture e di autobus ecosostenibili. Quindi noi vi lasciamo a tutte le iniziative che questa settimana ci propone e vi mando un grande bacio e grazie mille per l'ascolto.